Con l'approssimarsi del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, sono tante le manifestazioni che si organizzano ovunque, presentazioni di libri, convegni, flash mob, chi più ne ha più ne metta. Però a Vibo Valentia si è voluto fare qualcosa di più. Il questore Cristiano Tatarelli, oltre all'incontro presso la scuola allievi agenti di polizia per affrontare la violenza di genere, grazie al supporto finanziario di Confindustria Vibo e di Rocco Colacchio, suo presidente, ha aperto proprio al piano terra della questura una stanza protetta dove accogliere e mettere a proprio agio le vittime dei soprusi. È una stanza a cui teniamo molto perché l'abbiamo fatta con sacrifici, con lavori anche personali, proprio da muratore del personale della squadra mobile. Abbiamo cercato di allestirla nel modo migliore per consentire quelle audizioni di vittime, soprattutto di vittime di violenze in famiglia, di violenze sessuali, di violenze su minori, che hanno bisogno di un luogo accogliente per essere sentite. Una stanza particolarmente attrezzata e innovativa a livello tecnologico e è a disposizione di tutte le forze di polizia della provincia, della procura e del tribunale di Vibo Valentia. Quindi diciamo oggi inauguriamo un'eccellenza non della Polizia di Stato ma delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria della provincia di Vibo Valentia. A rendere ancora più solenne questo evento la presenza del sottosegretario degli interni Wanda Ferro. Un ulteriore supporto in un momento in cui sentiamo parlare tanto di femminicidio, tanto di violenza, ma soprattutto anche un punto di ascolto che mette in tranquillità in qualche modo attraverso figure specializzate la vittima, la possibilità di interloquire con i propri figli. E un grazie particolare va alla questura ovviamente di Vibo Valentia che ha dimostrato insomma grande attenzione su questo tema insieme a tutta una partnership a partire dall'associazione industriali che ha voluto fortemente collaborare in queste iniziative e quindi insomma auspichiamo ovviamente che queste stanze cosiddette di ascolto possano servire sempre meno ma che siano dei presidi che sono presenti sempre sul territorio attraverso ovviamente quella capacità che non deve essere soltanto repressiva ma la possibilità anche di accompagnare, di non far mai sentire sola o comunque isolata la vittima e poter dare ovviamente quello che auspichiamo, serenità e un futuro che sia vita e che sia realmente amore. Il questore ha assicurato che la metterà a disposizione anche delle altre forze di polizia e della questura per un migliore svolgimento delle indagini. È ancora una volta quel gioco di squadra che ha visto spesso tante operazioni attraverso insomma, gruppi di interforze agire su tutti i territori, in questo caso ancora di più perché ovviamente ognuno per la propria parte e per la propria ovviamente, competenza può essere quel sassolino affinché una stanza di ascolto messa a disposizione dalla questura di Vibo Valentia possa essere una casa comune per sconfiggere le tante, ahimè, piaghe.